Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale, sono Amal e oggi faccio una bella pedicure perché i miei piedi proprio hanno proprio bisogno, perché con questo freddo abbiamo praticamente tutto secco e quindi dobbiamo dare una tocca sana ai nostri piedi. Quindi io ho preso dell'acqua calda, ci ho messo il bicarbonato, ho messo la pastiglia quella per il bagno alla lavanda e ho grattato un po' di sapone tipo Marsiglia. Per pulirli bene a fondo. E sono in compagnia del gatto, non so se riuscite a vederlo, ma è sotto la sedia. Massaggio un po' i piedi e poi comincio col trattamento. Li lascio ammorbidire nell'acqua calda. E poi adesso vado a applicare uno scrub per i piedi. Io ho una bustina dove c'è del zucchero, credo a base di zucchero e limone. Volendo potete farlo, riutilizzarlo con un po' di zucchero, tipo zucchero di canna, o semplicemente col bicarbonato potete fare una specie di scrub sui piedi per cominciare il trattamento. Come sapete, comunque il bicarbonato è un forte sfoliante sia per i piedi, per il viso, per il cuoio capelluto, anche per il corpo. Io lo uso perlomeno una volta, due volte alla settimana per il viso e a ogni lavaggio, più o meno un lavaggio sì o un lavaggio no, lo applico per il cuoio capelluto e la sensazione è favolosa, soprattutto che io ho i capelli molto secchi, si seccano tanto con la umidità, non vi dico, e quindi li sento molto puliti quando lo faccio. Uso il shampoo, dopodiché applico un pochettino di bicarbonato e si fa questo massaggio sul cuoio capelluto e i capelli rimangono davvero molto belli. Adesso con una pietra pumice, questa pietra pumice io l'ho trovata in spiaggia, bella grande, faccio tipo specie 2, 3, 4 passaggi, prima un piede, poi l'altro, poi un piede, poi l'altro, almeno 3-4 volte, perché così, perché avevo proprio la riga, si sono sfaldati, si sono proprio rotti, la pelle secca si è rotta, quindi a me mi dà troppo fastidio, non lo posso vedere. E quindi prima con la pietra pumice e poi con questo aggeggino che avevo, ce l'ho da anni, l'avevo preso da Avon, dal catalogo, e ce l'ho davvero da anni, mi trovo molto molto bene. Sapete che la tecnica migliore è quella che quando fate una doccia, soprattutto una doccia lunga, quando uscite, se riuscite a grattare almeno una volta alla settimana i piedi, non arrivate con i piedi distrutti. Io ad esempio non posso andare dall'estetista perché ho i piedi troppo 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 sensibili. A me basta che mi toccano le dita dei piedi, ma mi viene un solletico assurdo che non riesco a controllare. Infatti non posso andare a farmi il pedicure o perlomeno smaltarmi, non ce la posso fare perché appena mi toccano i piedi io non ce la faccio, quindi non resisto e preferisco farli a casa, anche se mi costa alcuni punti, tipo il centro del piede, della pianta del piede, mamma mia, mi costa tantissimo usarla, davvero, mi dà proprio fastidio. E continuo così, continuo, cioè un primo piede, poi l'altro, un piede, poi l'altro. Comunque questi passaggi qua contate una bella mezz'oretta per avere dei piedi super curati. Un altro consiglio che vi do è che quando ad esempio avete i piedi molto molto secchi, la santa vasellina la fate sciogliere magari davanti a una stufa, perché si scioglie subito, davanti a una stufetta elettrica o una stufetta che avete a casa, applicatelo, perché si scioglie, diventa molto liquida, la applicate sui piedi, mettete un sacchettino e con le calze lasciate qualche ora e avrete dei piedi davvero favolosi. Infatti io dopo questo trattamento qua, la sensazione che c'è è una sensazione di leggerezza, perché proprio facciamo un bel trattamento ai piedi, dopodiché gli diamo una forte idratazione. Comunque la vasellina è una tocca sana per le labbra secche, io la sto usando adesso tutte le sere e fidatevi, le labbra rimangono stupende. Per i capelli, soprattutto i capelli ricci, per la pelle secca del corpo in generale, quando fate un
una skincare abbastanza forte. E l'ultimo passaggio, ad esempio, io la sera l'ultimo passaggio ci metto la vasellina perché blocca la idratazione dentro la pelle. Per i piedi, per le mani, costa poco e ha mille usi e davvero davvero ci aiuta a combattere sul freddo arido, perché anche qua in Spagna sta arrivando davvero un freddo assurdo, però la fortuna qua che non dura tantissimo. Ad esempio stamattina sono uscita alle 9 e mi dava 5 gradi, invece il mio allenatore mi ha detto che è andato a correre stamattina non so a che ora, era -1, cioè qua -1, che le case non sono preparate, non è che ci sono termosifoni o stufe di pellet ad esempio, no, non ci sono, le case non sono preparate per questo, invece le nuove case, nuove strutture sì che hanno, cominciato a metterli con l'impianto per riscaldamento, però ad esempio a casa mia ho solamente la stufa a gas e l'aria condizionata, che da 2 giorni che cerco di programmarla alle 8 non ci riesco. Adesso comincio a fare un pedicure per applicare lo smalto, vado a togliere tutta la pelle morta all'intorno dei piedi, ai piedi, all'intorno delle dita, dopodiché limo bene, tolgo le cuticole, le elimino e dopodiché vado a applicare il base coat, il protettore per le unghie, e applico il mio smalto. Comunque vado a mettere questo smalto dell'Essence, quello beige, se vi interessa vi posso dire il numero, me l'aveva regalato un'amica, che carina, e quindi a me piace tantissimo questo color nude sui piedi. Ogni tanto mi piace mettere i colori, ma soprattutto d'estate, ma d'inverno sinceramente di solito tendo a usare solo colori più neutri possibili, perché comunque io quando vado ad allenarmi per le mie classi di jiu-jitsu ovviamente vado senza calze, e quindi ci tengo che i piedi che siano curate, ovviamente tanto ci tengo che siano curate, anche se a casa ci sono solo io, il gatto e i cali, ma ci tengo a vederli, non ce la posso fare vedere i piedi senza smalto, non so voi, però io proprio non li posso vedere. Infatti se lo faccio una volta ogni tanto, tolgo via il smalto, lo lascio per una notte per far respirare un po' le unghie, ma il giorno dopo assicurato che io mi metto un smalto, perlomeno un smalto trasparente, raramente, però sì, lo faccio, almeno qualcosa di nude, cioè a me piace proprio vederli belli curate. Se voi cosa fate, come li preparate, se vi piace questa maniera come preparo i miei piedini da principessa, sono un bel 39 no 38 e mezzo in realtà, piede da muratore, però almeno sono curate, puliti e carini da vedere, perlomeno per me. Comunque bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità, e aspettatemi domenica che voglio fare un trattamento nuovo, diverso, completamente diverso, che avevo trovato su TikTok e veramente non lo so, lo devo provare, lo proviamo insieme.
voilà, e questo qua è il risultato. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Un saluto da me, Cali e Gatto. Ciao, hasta il domingo.